Il terremoto in Turchia e Siria aumenta il numero delle vittime e corsa contro il tempo dei soccorritori, tra loro anche i vigili del fuoco di Lazio e Toscana che nelle ultime ore hanno salvato un'altra vita. Mauro Scanu. Ancora un salvataggio, ancora un ragazzo estratto da sotto le macerie di un palazzo di Antiochia nel sud della Turchia. Ormai le squadre USAR dei vigili del fuoco provenienti da Lazio e Toscana lavorano senza sosta da 3 giorni e 3 notti con temperature sotto zero. Ieri, dopo 9 ore, in un altro intervento, un ragazzo di 23 anni è stato estratto vivo, era rimasto bloccato sotto una palazzina di 4 piani. Operazione resa ancora più difficile dal gelo e dalle continue scosse di assestamento. Arrivano gli incoraggiamenti della Premier e del Ministro dell'Interno, rappresentate la generosità del nostro Paese, sempre pronto a correre in aiuto di chi è in difficoltà, ha dichiarato Piantedosi. E ieri da Fiumicino è partita anche una squadra della Protezione Civile dotata di cani specializzati nella ricerca dei dispersi. Ankara fa sapere che sono operativi oltre 6.000 soccorritori stranieri da 53 diversi paesi e altri 2.500 sono in arrivo. Chiudiamo quest'angolo e entriamo qua. Nessun aiuto umanitario proveniente dalla Turchia è invece entrato finora nella Siria nord-occidentale, zona in conflitto, fuori dal controllo del governo centrale di Damasco. Nell'area operano soltanto le organizzazioni umanitarie presenti da prima del terremoto.